Ciao a tutte, eccoci per il nuovo tutorial della settimana. Questa volta andremo a creare delle stelle di Natale. Mi direte, ma le hai già fatte in gomma Eva? Questa volta le faremo in tessuto. Per essere più pratica anche per chi utilizza soltanto il pannolenci, io continuo a utilizzare il pannolenci, ma vi dico subito che potete benissimo utilizzare del velluto, che adesso il vellutino che adesso va moltissimo, come potete anche usare un cotone, un semplicissimo cotone. Qui vi lascio il mio cartamodello, vi ho lasciato una nota in basso specificandovi che io vi ho creato tre corolle, ma la terza corolla potete farla col verde per ricreare la base delle foglie al di sotto della stella di Natale. E niente, quindi procediamo. Ora vi faccio vedere passo passo come io vado ad unire tutti i miei pezzi. Ovviamente, per velocizzarci, ho già ricreato i miei pezzi di pannolenci, li ho ritagliati. Ovviamente io li ho sempre disegnati con la penna che si cancella col calore, quindi passati sotto al ferro da stiro, vedete che sono proprio perfetti e non si vede nessuna traccia di penna. Ovviamente questo, come vi dicevo, è il terzo fiore, e poi i restanti, anche questo è un terzo fiore, e poi questi qua sono i più piccolini, ok? Quindi procediamo. Come prima cosa inizio a mettere questo da parte. Come prima cosa io voglio andare a creare un effetto un po' brillantinato, perché più luccicoso è, più Natale sembra. Quindi riprendo il nastro che abbiamo già utilizzato l'altra volta per fare il fiore bianco, quello che abbiamo messo sulla palla luminosa. Se volete andare a vedere il tutorial vi lascio il link. Quindi mi faccio dei quadratini per poi applicarli su la nostra stella. Fatti i nostri pezzettini, i nostri quadrati di nastro, inizio dal piccolino. Vado a mettere un po' di colla dal centro fino all'esterno su tutti i petali. Vedete? Dopodiché vado ad adagiare sul fiore il mio nastro e tengo ben premuto. Faccio così con tutti i nostri fiori. Fatto questo passaggio, andiamo a ritagliare i nostri fiori proprio nella parte in eccesso. Quindi inizio dal piccolino e vado semplicemente a seguire il profilo del fiore nella parte di quello rosso, in poche parole, cercare di fare tutto il perimetro di quello rosso, in modo che la parte luminosa, la parte del nastro, rimane tutto sul fiore che noi già avevamo creato. Si taglia tutto intorno, si segue tutto il suo perimetro fino alla fine. Ovviamente non è che dovete essere proprio precisi, perché seppure fuoriesce un pochettino da fuori, è normale, non è che si nota tanto alla fine, perché nel momento in cui poi dopo andiamo a comporre il fiore nell'insieme viene proprio una cosa bellina. Vedete? Viene così. Procediamo ancora con questi due, come abbiamo fatto con questo, e poi andiamo ad unire i pezzi. Completato anche quest'altro passaggio, andiamo a creare dei fori al centro del nostro fiore. Fatelo un pochettino più largo, perché tenete presente che devono passare due pistilli. Quindi vado a bucare il centro, mi aiuto prima da un lato e poi dall'altro. Vedete? Ovviamente mi regolo. Io già, avendone fatto già qualcuno, so già dove devo arrivare, ma voi regolatevi in base ai pistilli. Vedete? E così per gli altri fiori pure.
A questo punto, dopo aver forellato i nostri fiori, possiamo iniziare ad inserire i pistilli. Come potete notare, il mio stelo l'ho lasciato vicino al pistillo per farvi capire che se qualora a voi serve un gambo un po' più lungo, potete benissimo andare a rinforzare col filo di ferro questo stelo qua, perché se vedete è molto flebile, quindi lo potete andare a rinforzare e mettere la stessa guta perga, cioè questa cosa verde, tutto intorno, e quindi andate a rinforzare, e può essere inserito anche nell'albero se volete addobbare l'albero. Io invece in questo caso lo vado a togliere ed entrambi i pistilli li inizio ad inserire nel fiore più piccolino. Cerco di farli entrare entrambi perché devono avere proprio la giusta misura tutti e due. Ecco qua, vedete, mi aggiusto il pistillo e spingo bene con le dita il fiore. Fatto questo, vado col fiore medio. Anche in questo caso spingo il tutto. Se notate che magari i fori non sono larghi, andate ad allargare. E in questo caso, nel momento in cui vado a sistemare il fiore, vado ad alternare i petali, quindi devono andarsi quasi ad incrociare. Vedete, se io prima ero andata di questo verso, il petalo di sotto deve andare in mezzo tra i due petali di sopra, tipo come proprio una stella. Così tiro sempre il tutto sopra, deve essere ben messo, e la stessa cosa la facciamo anche col terzo, con la terza corolla. Sistemo sempre bene bene, e anche in questo caso vado ad alternare e spingo il tutto. Ora, come voi ricordate, abbiamo lasciato da parte quello che è il fogliame, diciamo, no? Anche qui vado a creare il forellino, quindi vado al centro e creo il mio foro bello largo, così ci inseriamo tutto. Ok, e lo vado a mettere sotto. E anche qui alterno. Ora, a questo punto, una volta che io ho sistemato il tutto, mi sistemo bene i pistilli perché non devono essere schiacciati ma devono essere ben in rilievo, vado a mettere un po' di colla qui sulle foglie per cercare di farle aderire un po' al fiore, giusto un pochettino, così, solo nella parte bassa, non tutta la foglia. Oppela. Ecco qua, così, e poi lo vado a mettere tutto intorno al nostro gambo del pistillo e lascio raffreddare. Come potete vedere, io ho creato una bella stella di Natale, molto luminosa, ve la avvicino un pochettino, tutta molto luminosa, che può essere adatta per qualsiasi cosa. A questo punto il nostro tutorial è giunto al termine, spero che vi sia piaciuto, come sempre lasciatemi un like. Per chi ancora non si è iscritto al canale, di iscriversi al canale e attivare la campanella, così sarà aggiornato sui prossimi video che andrò a pubblicare. Venitemi a seguire sui miei social e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!